Presso l'Istituto Pesarese, venerdì 25, purtroppo in ragione dei lavori di rifacimento dei solai, dell'istituto, accesi, bisogna dire, da diverso tempo, un'intera sezione detentiva si è completamente allagata, rendendo necessario lo spostamento dei detenuti nei locali di fortuna. La situazione nelle giornate di sabato e domenica si è ulteriormente aggravata, purtroppo, con l'interessamento delle infiltrazioni d'acqua anche in altre sezioni detentive e al circuito elettrico. I detenuti sono allocati in situazioni di fortuna e siamo in attesa, stiamo sollecitando anche noi come sindacato, ma auspichiamo che la direzione faccia la sua parte in questo senso, il provveditorato regionale per ubicare quei detenuti in altre strutture penitenziarie della regione. Per questo motivo noi chiediamo immediatamente al provveditorato dell'amministrazione penitenziaria lo sfollamento dei detenuti che sono ubicati nel piano detentivo a cessare dei lavori. E attenzioniamo per un'ispezione ministeriale il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria affinché si prenda atto una volta per tutte l'incuranza e l'approssimativa gestione dell'istituto da parte dell'autorità dirigente del carcere di Pesaro. Episodio che arriva dopo diverse aggressioni anche ai danni degli agenti di polizia penitenziaria che operano all'interno del carcere di Villa Fastiggi e che sono stati diretti interessati anche di questo nuovo spiacevole evento. Sì, purtroppo nel carcere di Pesaro siamo a rappresentare più volte la situazione deficitaria del personale che è oggetto di aggressioni, minacce, ma di tutto l'istituto, perché la situazione deficitaria di Pesaro riguarda poi la gestione di tutto l'istituto, che noi contestiamo da qualche anno, diciamo, da un anno e passa, con manifestazioni, astensioni della mensa e soprattutto interrompendo anche le relazioni sindacali col direttore, che secondo noi è colpevole di questa situazione. E oggi assistiamo anche a un'escalation delle ricriminazioni dei detenuti che ultimamente hanno anche minacciato il personale medico. Soprattutto assistiamo anche a un depotenziamento della struttura sanitaria all'interno del carcere, in quanto per il fine settimana non viene più garantito l'assistenza medica in loco. Questo è un danno anche a favore dei cittadini perché se un detenuto ha bisogno di un intervento medico, nel fine settimana si è costretti a far intervenire la guardia medica e se non basta la guardia medica è il 118.